sì, ok, effettivamente anche meno. Comunque, questa piccola e bella canzone che voi stavate ascoltando è la nuova, il nuovo pezzo che vi lascio qui sotto in descrizione dei miei amici di NA Crew, di NA Ufficiale, di NA Tuzia, qua pelata. Questo era il loro nuovo pezzo, Disco Party, quindi appunto ve lo lascio qui sotto in descrizione, ascoltatelo, lasciate un bel like perché merita tanto. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui, incredibilmente. Qui, esatto, in questo punto, perché questo punto della stanza non servirebbe neanche il titolo della serie perché è riconoscibilissimo. Bentornati in un nuovissimo episodio della Scuola Fa Schifo, signori, oggi siamo qui con un video incredibile, cioè io ve lo dico già che distruggo la scuola da questo punto di vista. In realtà perché? Perché è strano che in 2 o 3 anni, non ricordo, di questa serie, vi lascio tutti gli episodi di questa serie in descrizione, io non abbia mai parlato di questo argomento qui, ovvero le supplenze. Io non so quale sia il vostro punto di vista, il vostro pensiero su queste supplenze, ma dal mio non se può fa. Cioè, gli alunni e i professori proprio non sono in connessione da questo punto di vista. Non gliela fanno. Dall'anticristo, proprio da quando sono state inventate queste ore, che peraltro da noi sono anche abbastanza rare. E proprio perché all'interno della nostra scuola è più difficile avere le supplenze, a volte vengono gestite meglio, cioè non si ha proprio la concezione di ora di buco. E secondo me qui il problema siamo noi e non i professori, perché loro sono sempre stati abbastanza chiari. La supplenza è un'ora in cui, ad esempio, il professore di matematica sostituisce il professore di latino e quindi bisogna fare matematica in quell'ora. E a me sta cosa non mi entra in testa. Cioè, ma non soltanto a me, non entra in testa a nessuno, cioè proprio ai ragazzi, perché tu, ragazzo, no, ne parlavamo anche prima, non hai proprio la fantasia. Una volta, cioè, appena tu senti supplenza, hai questa reazione. Poi però il prof entra in classe, ti espone il suo pensiero, le sue idee, e tu attraversi un momento di anche se poi devo ammettere che almeno nella nostra scuola siamo molto bravi a non permettere al prof di portare a termine il suo piano diabolico e quindi di fare lezione. Però ecco, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi, perché, cioè, secondo voi come dovrebbe essere affrontata? Cioè, è giusto fare comunque lezione, non spiegare un'altra materia che magari non c'era neanche in quel giorno lì e quindi tu c'hai proprio la testa da un'altra parte. Però comunque sarebbe giusto portare avanti l'ora di supplenza, che forse è anche vera questa cosa, almeno forse si avvicina un po' di più al mio punto di vista, per approfittarne e studiare le altre materie, comunque non buttare l'ora, oppure letteralmente chiamarla ora di buco e quindi ovviamente non fare assolutamente nulla, organizzare magari orge con i cammelli australiani in classe. Comunque sia, come vi stavo dicendo prima, all'interno della mia scuola, giusto per raccontarvi la mia esperienza e giustamente raccontatemi qui sotto una vostra supplenza comica, le supplenze si somigliano tra di loro, è normale, perché comunque non ce n'è una troppo più clamorosa dell'altra, si tratta sempre di professori che sostituiscono l'altro professore, quindi magari ogni tanto si fa qualcosa, ogni tanto si parla, ogni tanto si gioca a briscola, ogni tanto non si fa niente, fino a quando poi arriva lui. Arriva lui, signori, arriva l'uomo che è in grado di salvare le nostre vite. Arriva la figura in grado di far riaffiorire il sorriso. Riaffiorire o rifiorire, tra l'altro? Vabbè, di farci sorridere, di farci gioire, di farci sentire uomini veri. Arriva il professore d'educazione fisica o ginnastica, molto più semplicemente, che vi guarda e vi fa: ragazzi, domani, domani, in quinta ora supplenza. Perché lui è sveglio, lui la chiama supplenza, non la chiama tuzia qua pelata, lui lo sa e quindi un'ora di calcetto, e lì, signori, si stappa lo champagne. E poi la cosa che fa ridere è che noi, quando abbiamo ginnastica, lo sappiamo evidentemente il giorno prima perché dobbiamo portarci la roba di ricambio. L'ultima volta che è successa questa cosa, ad esempio, abbiamo avuto supplenza di venerdì in terza ora. E mi ricordo ci siamo tipo cambiati in classe, che poi già in 2 ore di ginnastica, quando abbiamo appunto le ore nostre specifiche per giocare a calcetto, cioè perdiamo una cifra di tempo a cambiarci di qua di là. Mi ricordo ci siamo cambiati in classe, è stata comicissima questa situazione. In seconda ora, la cosa meno divertente è che la seconda ora di venerdì mattina noi abbiamo filosofia con il preside. Quindi voi potete immaginare la scena di un preside molto professionale, serio, che prova a fare lezione mentre io me levo i pantaloni per mettermi i pantaloncini coperto da un giubbotto. Ve lascio immaginare.
Detto questo, signori, anche oggi siamo giunti al momento più entusiasmante dell'episodio, ovvero l'io, la Madonna, anche meno, io che leggo i, ci arrivo al cavo, i vostri commenti sotto lo scorso episodio, fantastico, tanti screen, tante cose entusiasmanti, anche quelle. Vi ricordo, però devi stare zitto, cioè devi stare zitto, quindi stavamo dicendo, commentate qui sotto, raccontatemi appunto la vostra supplenza ambigua, quello che volete sulle supplenze, la vostra in generale, e poi le leggeremo nel prossimo episodio. Cosa che sto facendo in questo episodio qui con i commenti dello scorso, che vi ripeto trovate qui sotto in descrizione. E si parlava di interrogazioni, in particolare di interrogazioni ambigue, io vi ho esposto una mia interrogazione ambigua, che effettivamente è stata molto ambigua, la trovate appunto sotto in descrizione. Ma detto questo... Il primo commento che andremo a leggere è quello di Pietro. Come ha scritto Pietro, io gli darei una medaglia. Ma il commento fa ancora più ridere del nome, perché ci scrive: la mia interrogazione più ambitua, hashtag ambitua, è stata una delle mie tante interrogazioni. Alessandro invece ci scrive: io durante un'interrogazione, invece di dire semplicemente il sultano califa, che leggerlo velocemente sembra insultano califa, ma va bene, questo è autismo mio, ho detto mia califa. E la cosa più imbarazzante è che il suo professore conosceva mia califa. Adesso io non voglio indagare sul perché e per come il suo professore conoscesse mia califa, voglio semplicemente dire che il tuo professore è comunque un grande. Non specifichiamo grande cosa, ma è un grande. Mi ricordo che una volta per fare una genialata dovevo essere interrogato e ed mi era venuto in troppo ridere, ed mi era venuto in... Cioè allora, non dite le cose più semplici, cioè magari vi dimenticate l'H, poi però volete scrivere ed e lo scrivete quando non dovete, è bellissimo. Ed mi era venuto in mente una idea. Vado in bagno, la punteggiatura è andata ormai a farsi ok. Vado in bagno prima che mi chiamasse un compagno prima di me. Così faccio vedere che arrivo in tempo, ma poi entro in ritardo. Entro dopo un bel po' di tempo e trovo la prof che aspettava me. No, non ci posso credere. Cioè, è bello perché ha messo di tante over, era forzativo, no, voleva metterci enfasi. Non ci posso credere, ho detto, ma fregata. Ricordi di una trentina d'anni fa. La cosa più inquietante del commento è che questa ci avrà tipo 40 anni, minimo. Ma invece vi capita mai di sussurrare certe affermazioni anche un po' controproducenti verso il sistema e la prof se ne accorge? No, perché ad esempio è successo a Lorenzo, che ci scrive: qualche mese fa la prof mi chiamò all'interrogazione e io, che non sapevo un cazzo, dissi sottovoce: magari muore bruciata st'infame. Comunque, anche lui, no? Molto gentile. Pensavo non mi avesse sentito, ma appena arrivai alla cattedra la prof disse: Alfano, ma chi deve morire bruciata? Io, preso dal panico, provai a cavarmela dicendo che era riferito alla mia vicina di banco, ma lei non mi credette e disse che avevo capito tutto, no, che aveva, scusate, questo so io, che aveva capito tutto e mi mandò a posto con un bel 3 e con una nota. A mia madre dissi che avevo preso 6. Perché giustamente magari la nota valeva altri 3, quindi lui l'ha sommati, no? E detto questo, ma i colloqui, quell'infame della prof raccontò tutto e i miei mi si inchiappettarono come neanche Caicedo avrebbe saputo fare, pure i riferimenti a questo uomo qui molto carino. Ma invece vogliamo parlare di quella volta che in un'interrogazione la prof di scienze fa ad un mio amico: parlami della saliva. E lui, con ammissione di colpa, dice: non ho studiato. La prof allora: dai, almeno provaci. E lui saliva, e poi tira fuori dal cilindro questa perla: ma perché? Adesso scende. Io me ne vado. Quando sento queste cose io me ne vado. Non si può continuare a fare video così, no? Che poi comunque mi auguro che la prof abbia fatto un applauso, non a te, al tuo amico, per questa cosa, che mi ricorda vagamente, poi chiudiamo, un'interrogazione che feci l'anno scorso in italiano, in cui, che poi no, non era italiano, era greco, semplicemente la prof era la stessa di italiano, e quindi interrogazione di greco, letteratura greca, con a fianco un mio compagno di classe, un mio amico Mario, che saluto, e praticamente stavamo facendo questa interrogazione. Era un'interrogazione un po' particolare, nel senso che avevamo studiato pochissimo entrambi, ma stavamo andando bene, quindi era proprio il momento clou, l'ultima domanda. E lei mi chiese: Federico, ti ricordi per caso la battaglia, la guerra dei Tuscia Quarale, insomma, dove fu combattuta? Io ero lì disperato, non mi ricordavo nulla. E avete presente quella canzoncina, no? Maradona è meglio Pelé. E lui, che è napoletano, questo Mario, da vicino prova a darmi un indizio e mi fa: oh, è meglio Pelé. E io:
Maratona, che è un posto proprio in Grecia, appunto, dove sono state fatte queste cose. E è stato meraviglioso che allora ho detto sì e siamo scoppiati a ridere tutti. Benissimo, l'autismo è forte, ragazzi. Vedete che comunque, cioè, io provo a mantenere una certa sobrietà, però non è se, cioè, non sono aiutato dai miei amici, la capite questa cosa? Però comunque ho preso il mio bel 7 onesto. Quindi niente, anche oggi siamo arrivati al termine di questo nostro episodio settimanale, perché ormai siamo a 3 settimane di fila che esce almeno un video della scuola fa schifo, quindi spero che vi piaccia, raggiungiamo anche per questo video tantissimi like, io ve ne chiedo 2000 e poi vediamo quanti ne raggiungiamo, perché comunque state dando un bel supporto a questa serie, mi fa molto piacere. In descrizione trovate appunto gli altri episodi, non perdetevi perché sono molto divertenti e vi racconto certe cose mie scolastiche, potrei scriverci un libro. E poi, altra cosa molto importante, lasciate appunto un bel like perché conta sempre per dare supporto a questa serie, commentino qui sotto dicendomi la vostra sull'argomento di oggi. Iscrivetevi se non lo siete già, se lo siete invece attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche. Fede pia fiato anche volendo. Seguitemi su Instagram. Adesso basta, non vi rompo più le palle. Un bacione, buon weekend. No, non è vero perché domani esce un altro video molto simpatico. Sì, esce un video incredibile, pazzesco emozionante. Non perdetelo. Un altro bacione e bella, raga. We can do better.